thank mm -hmm. you Scherzare, è solo per gennaio. No, ma, no, ma gennaio. ci fate una brutta figura pure voi in leggione. Ma con tutti i problemi che ci stanno, facciamo. lo sottoculto. La C'è eh, ah, ah. il tempo che volete. No? No, Luca, no, Però no. Entro se loro non mi sapevano. Oh, senti, ma parla, scusami. Scusa, l'ho detto. Guardate, il, problema di sì, il problema è protezione civile Siamo un problema di fronte al pure... del terremoto. No, no, che io... la regione Carmagno lì, ma la cosa. Sì. la chiesa. Ma perché? Cioè perché... rendiamo ridicolo. Ci abbiamo 20, 20 giorni. Non possono essere no, 20 giorni. Invece avete due, ho tre, tre mesi. Quattro mesi. mesi per poi per gli in no. Ho gente in mezzo alla strada che non torbano in mezzo alla strada. Non è possibile solo la chiesa. Metà e metà, dottore, il decreto deve essere al 50%, metà e metà. Rispetto per la Chiesa ma rispetto per le persone. Rispetto per la Chiesa, ma io ritengo che questo decreto, sindaco di Gioia, ho quattro nuclei familiari in mezzo. Sì, dottore, però non è possibile solo alla Chiesa, bisogna subito un decreto almeno per queste poche. Scusa, è difficile fare un decreto se ci mettiamo a fare il decreto, abbiamo 20 giorni di tempo perché poi bisogna portarli in aula. Se ci mettiamo in 20 giorni a sistemare il mondo sano, noi gliela facciamo. Ma non, la nostra... non si tratta. Mi perdoni, eh. mi perdoni, io li vedo soffrire, io ho lavorato con loro tanti giorni e con la protezione civile per in prima linea per queste persone. Queste persone, come le dicevo prima, hanno bisogno di aiuto, veramente di aiuto. un Voto, ecco, una persona molto religiosa, però non è un momento... Tutti, tutti ce l'hanno il no, problema. L'ordinanza di sfratto, solo quelle di sfratto, è, è ben diverso. È, ne sono poche, ne saranno 40 persone, cioè 40 famiglie, ma ho tutto il territorio, non centinaia e centinaia. Mi comprende, io non voglio offendere nessuno, però... Gennaio, c'è febbraio, marzo, ci sono i mesi, ci sai della legge. Fa freddo, fa freddo, la ringrazio, la ringrazio. Presidente, non tutti i sindaci sono contenti di questo risultato. Lei ha parlato però di un finanziamento straordinario di 2 milioni e 500 mila euro. Esatto, ma per una cosa che si può fare immediatamente, se poi ognuno ha la, 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 la casa diciamo, lesionata, ma è tutto un problema tecnico, ci cioè, vogliono mesi, semestri, ci vorremmo, anni ci vorranno per avere una mappa completa. Dato che questa legge finanziaria va approvata entro fine mese, eh, abbiamo fatto una cosa fattibile con un decreto. Il finanziamento che sarà inserito in una voce eh, che, che troverete il modo di, di trovare. Troveremo il modo di inserire in nel bilancio. Le altre cose, tutte quante, ci vogliono mesi e mesi, ci vogliono studi, ci vogliono progetti, ci vogliono ingegneri, cioè, eh, labbra, eh, studi che lavorino, eh, qui ci vogliono mesi e mesi e mesi. In 20 giorni abbiamo fatto per dare una risposta immediatamente e poi è tutto al momento. Tutti i sindaci che hanno parlato hanno tutti parlato di chiese lesionate o, o semicrollate, Tutti. Sì, anche se i sindaci che hanno parlato sono anche non tanto coinvolti in quelli che sono poi i danni effettivi. Gioia è uno dei comuni più lesionati dal punto di vista proprio psicologico e sociale. Io questo lo capisco, per carità, e il sindaco ha tutto il mio appoggio. Nel momento in cui il sindaco si mettesse a fare o si mette a fare subito delle pratiche, noi siamo al suo fianco. Però fallo adesso, non c'è motivo giuridico da mettere in un bilancio che facciamo a un comune lì, ma ci sono tanti altri comuni che hanno gente sotto le tende, o avranno, speriamo di no, ma parzialmente già ce l'hanno. Quella è una prassi normale. Questa cosa è l'emergenza, ma anche affinché diventa un inizio della procedura cioè eh, tecnicamente è molto importante che si faccia un decreto su questo argomento perché tra un mese e sei mesi non si può dire che non è successo niente come è successo niente? C'è cioè, un decreto Per cui lei dice che eh, le risposte all'appello dei sindaci allo stato attuale sono questo finanziamento straordinario che arriverà tra, tra poco eh, eh, immediatamente, Andrà immediatamente nel, nel bilancio che approviamo entro 20 giorni perché va in aula se ci fossimo messi a fare già l'analisi adesso di quali comuni, quante case, quante masserie, lo può fare in 20 giorni. E Borrelli ha detto, roba, gente che aspetta da 20 anni. Presidente, l'ultima cosa. Questa è la sua risposta all'appello dei sindaci e delle istituzioni presenti. Invece quale potrebbe essere un suo appello nei confronti proprio di queste persone? Di avere un attimo di pazienza. La bacchetta magica a volte si usa e funziona pure, ma non sempre su tutti gli argomenti. Abbiamo fatto la cosa più semplice si se possibile. Può costosissima, la più semplice tra virgolette. Nel frattempo il sindaco che ha questo problema facessi immediatamente la pratica, le pratiche, perché poi troverà il nostro appoggio assolutamente. Lei ha definito questo incontro sobrio, fruttuoso e concreto. Sì, io sono Sindaco di Monte di Procida da, da tanto tempo, anche io ho vissuto in passato momenti di difficoltà in provincia di Napoli, il Bradisisma dell'area Flegrei, forse alcuni se lo ricorderanno. E devo dire che stamattina ho partecipato ad un'assemblea che l'Anci ha voluto molto dove i sindaci hanno rappresentato i problemi, non c'è stata diciamo, nessuna richiesta sopra le righe. È ovvio che è bene che il governo regionale da un lato come prima interlocuzione, ma il governo nazionale dall'altro lato come interlocuzione per la verifica se in questa vasta area gli eventi tellurici hanno prodotto uno sconvolgimento veramente straordinario e quindi si può essere dichiarato da parte del Dipartimento della Protezione Civile lo stato di calamità naturale, che poi dovrebbe essere l'elemento da cui partire per tutte le altre cose. Ovviamente lanci quando a fine anno mi sono sentito con alcuni colleghi sindaci, in particolare con Mario Borrelli. Dicevo, facciamo il punto della situazione. Stamattina inizia a venire fuori delle prime indicazioni: sicuramente ci sono stati danni al patrimonio edilizio pubblico, ne dobbiamo certificare in termini di numero. Sicuramente ci sono danni al patrimonio edilizio privato, e ovviamente su questo anche bisogna dare dei numeri, delle certificazioni. A questo Campania ovviamente si pone come interlocutore, come coordinatore di questo evento per far sì che poi la regione per un verso e il governo nazionale dall'altro ovviamente dino le risposte. Uno fra tutti, i comuni al di sotto dei 5.000 abitanti lo chiediamo da tanto tempo al governo centrale, devono essere esonerati dall'obbligo del patto di stabilità interno, che è un meccanismo infernale tra impegni e pagamenti che ovviamente porta molto spesso i comuni a non spendere quello che già hanno. Quindi sicuramente i comuni piccoli, al di sotto dei 5.000 abitanti, devono partecipare alla sobrietà della spesa, però senza che per questo i servizi essenziali ne debbano patire. Ma ovviamente quantomeno che le spese di prima necessità derivanti da questa calamità, ecco, ci sia un ristoro da parte della Regione Campania e a me pare che in questa direzione va l'approfondimento che l'onorevole Colasanto e l'onorevole Martuscello faranno nel collegato alla finanziaria 2014. Eh, un incontro eh, di eh, voluto, l'iniziativa è stata di Faicchio, su sua sollecitazione. Io ho eh. contato, eh, hanno parlato 15, 15, 15. Sind 16, 16, 16 sindaci o comunque delegati eh, delle comunità. Secondo lei un bilancio del richiamo di, di, questo, di questa presenza? Guardi, io... Mh, nel periodo mh, fra Natale e Capodanno quale presidente di Anci Campane come presidente dei 551 comuni campani ho fatto un po' di auguri telefonici e sono ahimè, ai, ai noi arrivato al 29 eh, e bussavo a, a, al telefonino di, di Mario Borrelli e Mario non mi rispondeva il che mi preoccupava poi dopo accendo il televisore e vedo che in effetti c'era stata questa evento che tra l'altro era proprio di questa zona vasta del, del Matesi ma anche di questa parte di Benevede del Sannio. Quindi ho insistito lui mi ha risposto e mi disse che stava proprio in una chiesa per un primo accertamento e insieme naturalmente io ho detto guardi io come Anci intendo diciamo, fare un po' il punto della situazione chiaramente non posso chiedere ai colleghi sindaci di venire a Napoli non vorrei intralciare le opere di primo soccorso che ovviamente incombono sui sindaci perché chiaramente le responsabilità di protezione civile sono soprattutto in capo ai sindaci e non ad altri e quindi in questa direzione nasce l'incontro del 3 gennaio di stamattina, che appunto è stato sobrio, fruttuoso e concreto. E, e su certe cose ovviamente la interlocuzione con il governo regionale sarà franco ma serrato. Lei diceva un incontro sobrio, però noi siamo usciti all'esterno, abbiamo sentito anche il parere di alcuni cittadini che sono andati via scontenti, non si sono accontentati di questo finanziamento straordinario che comunque va considerato per danni subiti da luoghi religiosi, comunque luoghi di culto. C'era chi si lamentava per gli sfollati, per famiglie che anche se non rappresentano diciamo, un numero corposo, di... rilevante, però comunque è un'emergenza che il sindaco eh, deve affrontare e se non eh, aiutato insomma, dalla, dalla regione eh, si ritrova un po' disarmato. Lei come eh, un suo parere su quello che potrebbe essere un... Io, 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 comprendo diciamo, questa preoccupazione che lei ha rappresentato, però io ritengo che mh, oggi è emerso che danni certi eh, sono agli edifici di culto. Intanto questa è una proposta che andrà nel collegato alla finanziaria 2014 della Regione e quindi insomma, sarà sicuramente oggetto di attenzione, di rilettura e di riscrittura. In queste ore i comuni interessati devono fare un reale stato dell'arte. Cosa è accaduto in termini? Certi, quindi con relative ordinanze contingibili ed urgenti che il Sindaco è obbligato ad adottare in questi casi quando c'è una straordinarità, quando c'è un'eccezionalità, quanti sgomberi ci sono stati sia al patrimonio privato sia al patrimonio pubblico. Io sono certo che laddove emergeranno dati significativi. La Regione non farà venir meno il suo sostegno, non ne comprenderei motivi diversi. Ultima cosa, il singolo cittadino per ora ha segnalato al Comune di riferimento sì. dei, danni, comunque dei danni subiti. Adesso questa richiesta basta oppure c'è bisogno di un'ulteriore documentazione che il singolo cittadino deve presentare presso le istituzioni per riconoscere un danno o una lesione? Guardi, allo Stato non c'è alcuna regolamentazione perché eh, siamo a caldo affrontando questo problema. Io ritengo che i cittadini laddove abbiano diciamo, patito dei danni devono immediatamente rivolgersi all'ufficio tecnico comunale, segnalarne lo Stato e chiedere un sopraluogo che se c'è l'ufficio tecnico comunale lo può fare l'ufficio tecnico comunale oppure chiedere agli uffici del genio civile della regione tramite il sindaco che sicuramente ademperà a questo dovere ma poi ci sono i vigili del fuoco devo dire che laddove ci sono richieste emergenziali la risposta c'è sempre un suo ultimo appello, la nostra rubrica si chiama Ultimo Appello, sulla base anche di quello che è stato il risultato raggiunto in questo, in questo incontro eh, pubblico. Eh, quale potrebbe essere un suo ultimo appello alle popolazioni dei terremotati e anche dei primi cittadini che devono sostenerli? Guardi, io, io, a me non piace parlare di ultimo appello, anche se è affascinante il, eh, il concetto. Io ritengo che oggi è un primo tassello, è un primo appello che i sindaci dei territori colpiti dal sisma del 29 dicembre 2013 rivolgono a chi? Alla regione Campania, prima fra esse allo Stato nazionale. Perché, sia l'uno che l'altro è il nostro interlocutore per affrontare problemi eh, ovviamente difficili, ma non impossibili da risolversi. Sindaco Borrelli, lei è stato contattato da, dal presidente dell'ANCI per l'organizzazione di questo incontro pubblico. Qual è stata la richiesta fatta durante l'incontro e, soprattutto, quale è stata la conclusione? Se devo dire che la conclusione è stata più che positiva. Innanzitutto, riunire in periodo di feste natalizia tanti sindaci di due aree diverse, Beneventano e Casertano, in questo luogo del comune quasi uno dei comuni più piccoli del, del, del comprensorio, ma la, quando il presidente dell'ANCI mi ha. Espresso il desiderio di incontrare i sindaci di questo comprensorio, io non ho fatto altro che mettere in moto la mia macchina per fornire a lui tutta la collaborazione possibile per la riuscita di questa manifestazione. La eh, conclusione di questa manifestazione credo che non poteva essere diversamente, contrariamente a quanto... Uh, affermato da qualche collega sindaco, dobbiamo spogliarci dalle nostre, qualche volta dalle nostre, dai nostri panni di essere troppo campanelisti, ma dobbiamo guardare con, uh, al di là, in un orizzonte più ampio, perché stamattina leggendo l'elenco che, che il vescovo di Piedimonte, Monsignor Valentino di Cerbo mi ha mandato relativamente alle chiese uh, inagibili della diocesi di Piedimonte Caiazzo, sono rimasto rabbrividito e mh, avendo sentito anche il nostro vescovo Michele De Rosa per quanto attiene al patrimonio del culto di questa e poi noi siamo toccati perché non abbiamo una Chiesa agibile per celebrare funerali e matrimoni, credo che quella delle Sure degli Angeli, dove mh, riposano le spoglie della Beata Madre Serafina, credo che sia doveroso un intervento del genere. E la regione stamattina con questo primo ehm, diciamo, approccio del, di un finanziamento non diciamo, per me abbastanza cospicuo di 2 milioni e mezzo di euro che non sono briciole, si può dare una prima risposta a quello che era un patrimonio messo in ginocchio. Ricordiamo la prima richiesta fatta proprio in pubblico era la deroga al decreto dirigenziale per l'accelerazione della spesa. E questa è quella che hanno sottoscritto e condiviso un poco tutti i sindaci e noi su questa lavoreremo, lo rappresenteremo nei giorni prossimi al presidente Caldoro, di attivarsi per questa deroga perché tutti gli edifici invece pubblici, dei, dei comuni e anche per i privati se ci può essere un'attenzione nella stesura del bilancio regionale nella parte economica io credo che noi potremo dare risposte immediate e questo credo che ci riusciremo perché conosciamo la sensibilità del Presidente Caldoro ma soprattutto dell'impegno dell'Assessore Martuscello che con la sua presenza qua stamattina ha voluto dimostrare che la Regione è vicina ai territori. I sindaci, almeno quelli della provincia di Benevento che hanno parlato, hanno parlato di lesioni per quanto riguarda luoghi di culto. Faicchio forse tra i comuni più uh, colpiti da questo terremoto di domenica. Uh, vogliamo fare sinteticamente il punto con i nostri telespettatori. Uh, Faicchio, uh, quali sono stati i danni? A i danni sono ingenti. Mi diceva adesso il tecnico comunale che devo firmare altre tre ordinanze in aggiunta alle 18 già firmate, quindi siamo a 21 ordinanze di sgombro totale. Ci sono alcuni edifici parzialmente sgombrati, per fortuna abbiamo questa esigenza. La fortuna è che gli abitanti hanno trovato alloggio presso i loro parenti e noi ci stiamo attivando in questi giorni per dare loro una sistemazione dignitosa che compete. Mi auguro che da un'ulteriore verifica da parte delle squadre tecniche del genio civile, al quale io ieri ho rivolto istanza di inviare tecnici specializzati per l'agibilità degli edifici, possano far ritornare nelle proprie case alcuni di questi che hanno avuto lo sgombro e questo ci rasserina un pochino. Insomma, un bel risultato, un intervento straordinario, una bella somma da destinare a queste zone colpite dal terremoto, un suo ultimo appello, quale potrebbe essere un ulteriore appello? L'appello è alla popolazione innanzitutto di eh, affrontare questo momento di crisi con serenità devono sapere che il loro sindaco non è uno che la notte dorme ma pensa alle loro problematiche, non sono davanti ai bar perché non avrei il tempo di perdere tempo davanti ai bar per dialogare con chi vuole vendere frottole, ma noi siamo operativi. La concretezza di stamattina è la prova tangibile che il sindaco è vicino a loro e che non li abbandonerà mai per cui gli auguro un sereno 2014 e di ritornare alle proprie case, possibilmente quelle che possano, per gli altri ci pensiamo noi a dargli una sistemazione dignitosa. Assolutamente no, sicuramente diciamo che un risultato è un risultato positivo, quello di aver inserito nell'accelerazione, aver ottenuto dalla Regione Campania un piccolo finanziamento per quanto riguarda gli edifici di culto, ma con tanto di rispetto. Uh, alla chiesa, alle chiese e agli edifici di culto, credo che i problemi immediati di un'emergenza di questa non siano esclusivamente questi. Io immagino, come ho detto sopra, un potenziamento della protezione civile, quindi immediatamente fornire delle, degli strumenti ai volontari della protezione civile che si stanno anche scoraggiando perché hanno una grande passione ma non hanno strutture o strumenti per poter intervenire. Immaginavo l'immediato sblocco dei fondi del terremoto perché come ho detto sopra eh, ci sono due annualità, 2008 e 2009, che sono... Stati finanziati, la 219 è stata finanziata per quanto riguarda il mio paese per un milione di euro. Ma ancora non riusciamo ad ottenere questi fondi per mettere in sicurezza il patrimonio edile privato perché la Regione Campania non firma e non assume il mutuo rispetto allo Stato. Perché abbiamo la necessità di mettere in sicurezza il territorio e quindi con interventi immediati idrogeologici e soprattutto bisognava dare in questo momento una risposta. Non solo alla sicurezza e protezione civile ma anche a quei cittadini che sono fuori casa e che magari hanno dei problemi seri e concreti. Forse a questo finanziamento straordinario andava comunque considerato, andava fatto anche un altro intervento a favore degli sfollati, di persone che sono senza casa in, in questo momento? gli sfollati che in questo momento sono senza casa, di chi che ha perso l'attività produttiva, bisognava dare un segnale immediato con la sospensione delle tasse regionali per questo territorio, bisognava fare altre cose che erano nel segno dell'emergenza. È come se in un momento così particolare d'emergenza noi ci preoccupiamo di andare, nel momento in cui non abbiamo soldi per mangiare, ci preoccupiamo di andarci a prendere un gelato. Stamattina abbiamo preso un gelato. Quale potrebbe essere il suo ultimo appello? Il mio ultimo appello è che qualcuno ragioni sia a livello di Ange e di Regione Campania, io l'ho detto pure a Luca Colasanto, del quale ho tanta stima, che qualcuno ragioni e che faccia e che stacchi qualche, eh, come dire, qualche risorsa immediata per dotare quelle strutture come la protezione civile che sono quelle che poi garantiscono effettivamente la sicurezza delle genere e del territorio e soprattutto eh, usare, eh, usare questi fondi per degli interventi immediati ed urgenti anche tipo l'Aquila, ci vorrebbe un berluscone che qui non c'è per fare in modo che quelle famiglie che hanno avuto oggi lo sfratto nell'arco di qualche mese possa rientrare, soprattutto dare solidarietà a loro. Io non so come la gente possa capire in questo momento che vengono a utilizzare 2 milioni e mezzo per la Chiesa, per aggiustare la Chiesa del Paese, quando magari la sua struttura, casa sua, la sua attività produttiva è inagibile non può entrare a casa. Un po' scarso l'incontro, anzi non fruttuoso, almeno nell'immediatezza, è ciò che io chiedevo appunto all'assessore Colasanto e a tutti i presenti oggi. Cioè non è possibile che quattro nuclei familiari stiano lì ancora al freddo, al freddo certo relativamente, ho assicurato loro eh, un alloggio momentaneo, ma sono sempre lì vicino alla loro abitazione perché cercano ad ogni costo una roulotte, containers e quant'altro. O perlomeno un interessamento alla ristrutturazione, ricostruzione parziale della loro abitazione che non è agibile. Si tratta solo di quattro nuclei familiari, non è possibile venga fatto un decreto che tenga conto solo del culto della Chiesa, che rispetto, ma non tenga conto degli sfrattati. Sono pochi gli sfrattati, sia Gioia. Non so, Faicchio, Piedimonte, ce ne sono altre famiglie in difficoltà, in grossa difficoltà, come a Castello, a San Gregorio, si tratterebbe un po' di buonsenso, quindi anche... Pochi euro per risolvere il problema a queste famiglie che sono in grossa difficoltà. Ecco, lei si fa portavoce di quella che è l'esigenza degli sfrattati. Eh, ricordiamo ai nostri telespettatori quella che è la situazione che sta vivendo il suo paese, Gioia Sannitica. Eh, lei è stato contattato da queste persone. Lei parla di soli quattro nuclei familiari, ma di quante persone eh, contano questi, eh, questi nuclei familiari? Quindi, quante persone sono allo stato attuale senza casa? Attualmente sono 15 persone senza casa. Ma il rischio è che se ne aggiungono altre persone, perché come dicevo prima in questa riunione Gioia Sannitica come questi comuni dell'Alto Casertano sono costituiti da vari isolati, quindi abitazioni isolate sparse in una vasta area e tanti di loro hanno appunto paura che il sindaco emetta nell'immediatezza un'ordinanza di scombro, cosa che si è verificata dovutamente per le dei cittadini. Quindi bisogna tenere presente questa realtà, non è stata ancora del tutto monitorato tutto il territorio, ma ritengo doveroso da parte dello Stato e delle istituzioni provvedere eh, appunto con eh, finanziamenti ad hoc proprio per queste persone. Prima ancora diciamo, di spendere il tutto per il culto. Anche, anche perché nel valzer degli interventi dei primi cittadini tutti parlavano di lesioni, di cose non gravi, forse non è stato proprio captato quella che era l'esigenza proprio immediata, quella eh, più importante che è quella degli sfrattati. Parliamo di territori non abituati anche a questo tipo di eventi. Quindi è fondamentale eh, intervenire, soprattutto anche per sgombrare eh, diciamo, dal territorio la paura, il terrorismo anche eh, psicologico che stanno vivendo queste popolazioni oggi. Forse eh, come interlocutori si hanno anche persone che non capiscono l'esigenza vera dei territori, secondo lei? Sono pienamente d'accordo perché il territorio va guardato innanzitutto nella sua interezza e soprattutto vanno visti i cittadini che vivono questo territorio. Mi sembra che qui si dia importanza ad altri aspetti, aspetti esteriori che io non condivido affatto. Va data la precedenza assoluta, la priorità assoluta ai cittadini e i cittadini non sono pochi, sono tantissimi, non è giusto affatto sentirmi dire "provvederemo in seguito". No. Assolutamente bisogna intervenire in prima istanza per i cittadini in difficoltà a Gioia, a Piedimonte e negli altri comuni colpiti dall'epicentro, nonché anche a Fecchio. Mi farò portavoce di loro, di questa gente umile e semplice che ha anche paura, ha anche paura di venire proprio comune a dichiarare la difficoltà delle loro strutture. Le strutture danneggiate, le dirò, sono tantissime, non poco, tantissime, quindi questi soldi dovranno essere spesi innanzitutto per i cittadini, poi in secondo luogo per il culto. Sindaco, forse anche perché in queste ore è, mh, è diciamo, stato sbagliato eh, l'indirizzamento proprio del, dell'occhio, cioè nel senso si è parlato di terremoto, però effettivamente è venuto fuori eh, poco di quelli che sono i danni effettivi. Eh, ci sono state anche tante persone, tante popolazioni che sono, eh, si sono sentite eh, tra i danneggiati, ma in realtà hanno soltanto sentito la vibrazione. Invece eh, chi ha veramente subito i danni forse ha avuto anche poca voce in queste ore. Certo, sì, è stata data poca voce ai cittadini, noi non ascoltiamo a microfoni i cittadini, ascoltiamo i politici, ascoltiamo i sindaci, ma i sindaci descrivono la realtà, io sto descrivendo la realtà e ritengo che la realtà sia questa, tanti concittadini non riescono ad avere l'occasione con la telecamera, quindi di poter comunicare direttamente e di far presente le, le loro istanze, come dicevo noi non viviamo qui in una città caserta Napoli-Roma o altre città d'Italia, viviamo in piccole paesini, in piccoli paesini allocati in campagna dove ovviamente vigia ancora una certa eh, reverenza e rispetto di par da parte di loro alle istituzioni. Soffrono queste persone in silenzio e quindi ribadisco la mia eh, diciamo, dichiarazione di essere più vicini a queste persone umili ma di farlo noi, noi persone che abbiamo compreso la realtà qual è nel nostro territorio. Grande disagio, disagio della popolazione. Sindaco, io approfitterei di lei per chiudere questa puntata di Ultimo Appello. Ci siamo dedicati a questo incontro fatto a Faicchio, un incontro tecnico tra le istituzioni, quindi la voce è stata quella istituzionale, vanno sentiti eh, di più i cittadini. La nostra rubrica si chiama Ultimo Appello, quindi le chiederei di chiudere eh, questa puntata con quello che potrebbe essere il suo ultimo appello: l'ultimo appello del Sindaco di Gioia Sannitica, che rappresenta ed è portavoce proprio dei terremotati del Matesino in questo momento. Sì, che... Riflettori, soprattutto mi auguro che lo Stato prenda visione di questa realtà. La realtà è chiara, è sotto gli occhi di tutti. Forse non sono stati accesi abbastanza i riflettori su tutto questo territorio è così vasto che ci sia più tempo ovviamente, ci sia un decreto ecco, dell'emergenza del territorio e di calamità naturale perché questo territorio realmente è stato danneggiato, è stato danneggiato ma soprattutto danneggiata la popolazione. Tanti, ripeto, soffrono le loro abitazioni in pessime condizioni e hanno paura di dichiararlo.